inizia da qui un'escursione che ci condurrà nelle meraviglie che la valle nasconde. La destinazione è il santuario di Santa Cristina e durante il percorso visiteremo tre paesi fantasma e avremo modo di vedere panorami mozzafiato e luoghi fuori dall'ordinario. Io sono Albifoto e in questo video esplorazione ogni tanto parlerò dal microfono e qualche volta in diretta dalla videocamera. Mettetevi comodi, l'escursione sta per cominciare. Immediatamente troviamo due piccole case abbandonate. Siamo ancora all'inizio. Questo non era un paese, ma una piccola borgata senza nome a pochi passi dal comune di Cantoira, in Piemonte, provincia di Torino. Per chi non lo sapesse, stiamo percorrendo uno dei tanti sentieri che serpeggiano nelle valli di Lanzo, sentieri costellati da storie antiche e leggende da scoprire. Chiuso. Parzialmente queste due case sono ancora chiuse, sicuramente sono abbandonate. Ma in montagna quasi non esistono i vandali. Proprio per questo si sono conservate così bene. Noi ci limitiamo soltanto a vederle da fuori, per poi continuare il cammino. Poco più avanti, sempre su questo percorso, ci imbattiamo in quello che è conosciuto con il nome di Dolmen di Rio Combin. Che cos'è un dolmen? È un tipo di tomba megalitica preistorica e con molta probabilità una tomba dell'età del rame. Non si conosce la sua storia. In origine il dolmen era coperto da un tumulo, ma la struttura ha subito millenni di erosione. Mamma mia! Andiamo avanti nel percorso. Abbiamo tanti chilometri da percorrere e così tante cose da vedere. Il primo paese fantasma si trova non molto distante dal dolmen. Siamo ancora molto in basso. Dopo inizierà la vera salita. Intanto benvenuti nel paese fantasma di Michiardi. Ma che bello! Sì, diamo un'occhiata. Farebbe il camino? Qui è crollato recentemente, infatti bisogna fare un po' attenzione, non conviene entrare. Vediamo da questa parte. Oddio! Guardate, c'è ancora il letto. Qualche mobile fatto in casa, tipico di montagna. Un piatto a terra, distrutto. E questo è il classico camino, ancora annerito dal fumo, tra l'altro. Non c'è nient'altro, però è un ambiente molto caratteristico, vero? Adesso siamo solo nel primo dei paesi fantasma che visiteremo quest'oggi. Questa è la cantina. Bellissimo questo tavolino in legno. Questa è ancora chiusa con la catenella e dentro ci sono anche degli oggetti. Ah, si può vedere anche da qua. Ah, è la vecchia stalla. Il paese finisce qui, ma questa è soltanto una piccola frazione. Dobbiamo tornare indietro. Abbiamo tanto cammino da fare. Qui c'è Piero che mi accompagna. Dobbiamo salire da quella parte, anche vero? Da sopra. Esatto. Ma io passo di là. Passiamo di qui. Una vecchia scarpa di qualche montanaro o montanara. Si vede che è vecchia, è antica, fatta in casa, tutta in pelle. Un cartello all'entrata indica questo borgo con il nome di Case Combin. Non è strano, le piccole borgate spesso avevano più di un nome e la loro presenza a volte non era nemmeno segnata nelle mappe. Adesso inizia la salita, quella tosta. Sarà un sentiero parecchio difficile, non tanto
a livello tecnico, più che altro per via del dislivello che dovremmo compiere. Il cartello prima diceva che ci avremmo messo 3 ore a arrivare al santuario. Io spero che ci arriveremo prima, ma di solito quei cartelli sono molto pessimisti e non contano che noi andiamo invece come delle macchine da guerra. Guardate Piero come sale, è un vero camminatore professionista lui. Abbiamo appena passato una salita devastante, dobbiamo seguire queste tracce, è importante seguirle, non bisogna assolutamente uscire dal sentiero. Occhio, occhio quella pietra. Che spettacolo! Che bello! Dobbiamo fare attenzione perché potrebbero esserci vipere. Che spettacolo! Mamma mia! Che spettacolo! Ad un certo punto, sulla nostra destra, passiamo accanto ad una gigantesca sporgenza rocciosa. Non possiamo che ammirare l'ennesima meraviglia naturale, che in tutta la sua storia deve aver stupito milioni di viandanti prima di noi. Aia, stavo cadendo. Che spettacolo, wow, madonna. Santa Maria, prega per me. Dobbiamo andare verso Senale, però prima dovremmo trovare il paese di Uccello. Vedete, qui c'è un muretto a secco. Probabilmente era già parte del paese che stiamo per visitare. Vedete che è tutto in piano. Penso che anticamente qui coltivassero. C'è un tafano che mi gira intorno da un po'. Improvvisamente, dopo qualche chilometro di salita, l'ambiente cambia. Siamo arrivati in quello che oggi è chiamato con il nome di Pian dell'Uccello. È un altipiano di notevoli dimensioni, un vero e proprio paradiso, con tanti animali e piante. È pianeggiante, è incredibile. Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati al Pian dell'Uccello. Però di uccelli non ce ne vedono. No, si vedono i tafani. Stiamo camminando in quella che è un'antichissima mulattiera. Una mulattiera sicuramente antica di millenni, dato che il suddetto altipiano era già abitato in epoche preistoriche, anche dai Celti. Pensate che il nome Uccello deriva dal celtico Uxellos, termine che indica una zona pianeggiante situata in alto. Quest'area era anticamente un lago di origine glaciale, poi prosciugato, e una zona di grande importanza per la biodiversità naturale. Il cammino prosegue per giungere in quello che è il paese fantasma di Uccello, un borgo poco conosciuto, immerso in un silenzio surreale. Le case sono costruite nella maniera proprio tipica di queste zone. Facciamo subito una scoperta molto interessante,
Malgrado le case siano ormai in grossa parte crollate, in una di esse troviamo un disegno realizzato più di 100 anni fa. Tiro fuori la torcia. Oddio. Ecco, su quel mobile c'è una scritta 1916. È crollato tutto. Incredibile. Le case di Uccello erano quindi abitate nel 1916. L'abbandono deve essere avvenuto dopo gli anni 40 o l'inizio degli anni 50. Effettivamente questa è una delle borgate più scomode delle valli di Lanzo, difficile da raggiungere, soprattutto in inverno. I suoi abitanti erano persone dalla scorza dura, che vivevano quasi esclusivamente da quello che riuscivano a coltivare dalla terra. Vino Barbera, Bianco Giuseppe, gradi 12. Non c'è scritto. A occhio e croce, anni 40 o 50. Questo baule con ancora la chiave originale, ottocentesca, è tutto tarlato, non c'è niente dentro, ma è comunque bellissimo. La fortuna degli abitanti era la generosità dell'altopiano, che garantiva non solo raccolte abbondanti, ma acqua in tutti i mesi dell'anno. Qualche abitante però in inverno tornava a valle. In particolare c'erano abitanti che nei mesi invernali facevano lavori come piccoli commercianti o artigiani. Il modo di vivere in una comunità come questa era molto semplice. Non esisteva il concetto di competizione. Non c'era un vincitore, ma solo l'eterna lotta per la sopravvivenza. Un modo di vivere puro e semplice, che si è protratto per secoli tra queste vecchie case. La porta è vecchia. Molto vecchia. Tra l'altro, quanto era piccola? Erano dei nani. Adesso dobbiamo proseguire sempre sullo stesso sentiero per arrivare al prossimo paese fantasma, che è il paese che si chiama Senale. Una volta arrivati a Senale lo esploreremo e poi raggiungeremo il santuario di Santa Cristina, giusto? Santa Cristina. E dopodiché scenderemo verso Ceres, però adesso una cosa alla volta. Il sentiero è molto bello, guardate, c'è persino un piccolo ponticello in pietra. Probabilmente in questo punto venivano a lavare i panni quando c'era l'acqua. Comunque ora capisco perché hanno costruito un paese proprio qua. C'è un ambiente completamente diverso e inoltre è tutto in piano, quindi c'era la possibilità di coltivare. Proseguiamo lasciandoci alle spalle il Pian d'Uccello, un piccolo angolo di paradiso naturale che va assolutamente protetto e preservato. Il prossimo paese non è molto distante, dobbiamo camminare all'incirca 15 minuti. Il sentiero si fa più aperto, con pascoli di erba alta in estate, e tra gli alberi iniziano a comparire le prime pinete. Piano piano stiamo salendo sempre più in alto. Benvenuti nel paese fantasma di Senale. Il paese fantasma di Senale è situato a circa 1094 metri sul livello del mare, sulla destra orografica del torrente Stura. Nel dialetto locale era chiamato Sna ed è posizionato
esattamente lungo uno dei percorsi che conducono sul santuario di Santa Cristina. Le sue origini sono sicuramente legate alla storia del santuario ed è praticamente certa la sua esistenza già in epoca medievale. È un piccolo insediamento composto da circa una decina di case costruite con la tecnica dei muri a secco. Le abitazioni splendono viste dall'alto. Venivano costruite l'una vicino all'altra per garantire maggiore cooperazione tra i suoi abitanti. Una parte della popolazione vi abitava stagionalmente, dalla primavera alla fine dell'autunno. Erano pochi quelli che restavano tutto l'anno. I proprietari sopravvivevano coltivando terreni destinati principalmente alla segale, patate e alla canapa. È buona! Il nome Sna deriva proprio dai suoi campi. Sna, in dialetto, significa seminato. Andiamo a vedere all'interno. Vi voglio far notare queste decorazioni bellissime. Sono molto antiche. Si notano dei segni sacri, delle croci. Questa decorazione fa comprendere prima di tutto l'amore che avevano gli abitanti per le loro case, che erano il fulcro della loro vita. Diamo un'occhiata facendo molta attenzione, però. No, vedete, è crollato tutto all'interno. Si nota un forno o un camino da quella parte. La porta è ancora originale di una volta. In questa casa c'è anche un piccolo forno, dove la comunità aveva modo di utilizzarlo a turno. Come vi ho già detto, la vita comunitaria in montagna era impostata sull'aiuto reciproco. Nessuno veniva mai lasciato indietro e la comunità stessa provvedeva in modo naturale al sostentamento di tutti. Borgo era già censito nel 1860 e non era molto diverso da come appare oggi, con la differenza dell'abbandono, avvenuto intorno alla metà degli anni 60 del 1900. Il cammino non è ancora finito, dobbiamo ancora raggiungere il santuario di Santa Cristina. Il sentiero dopo Senale è ben curato. Passa poi sotto un bosco di faggi e si protrae in alto verso il santuario di Santa Cristina, il santuario simbolo delle Valli di Lanzo. Pensate che è stata costruita una lunghissima scalinata in pietra, assolutamente impressionante, una vera meraviglia, come anche il santuario, che pensate è stato ancorato sulla nuda roccia. La storia del santuario, i suoi segreti e tutti i dettagli storici potete vederli in un video a parte sul secondo canale. Siamo quindi giunti nel punto panoramico più bello. Abbiamo visto angoli di montagna dimenticati. Adesso è tempo di scendere, ma questa, beh, questa è un'altra storia.